Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi 20 gennaio ricordiamo San Sebastiano. Ascoltiamo la sua storia. Non abbiamo molte notizie di San Sebastiano. Sant'Ambrogio afferma che Sebastiano era nato a Milano e il padre era di origine francese, la madre milanese. Ricevette un'educazione cristiana. Si trasferì a Roma, in un periodo in cui le persecuzioni erano poche e i cristiani godevano di stima a tal punto che alcuni occupavano importanti posizioni nell'amministrazione dell'impero. Qui Sebastiano intraprese la carriera militare e divenne capitano dei pretoriani. Gli imperatori Massimiano e Diocleziano non conoscevano la sua fede religiosa e grazie alla sua posizione sociale Sebastiano poteva aiutare con discrezione i cristiani incarcerati, curare la sepoltura dei martiri e riuscire a convertire militari e nobili della corte. La leggendaria Passio racconta che un giorno furono arrestati due giovani cristiani, Marco e Marcellino, che per paura stavano per sconfessare il loro credo. Sebastiano intervenne, riuscendo a convincerli nel perseverare nella fede, e mentre parlava con loro, le persone presenti lo videro circondato di luce. Tra questi c'era anche la moglie di un capo della cancelleria imperiale, che, muta da 6 anni, si avvicinò a Sebastiano inginocchiandosi. E il santo, dopo aver invocato la grazia divina, facendo un segno di croce sulla bocca della donna, questa riacquistò la voce. Questa guarigione portò il marito ed altre persone alla conversione. Ma nonostante tutto, Sebastiano venne condotto davanti a Diocleziano, che lo condannò a morte. Venne denudato, poi legato a un palo e colpito da frecce. Fu quindi creduto morto e abbandonato in pasto agli animali selvatici. Poco dopo il suo corpo venne recuperato dalla nobile Irene. Sebastiano guarì, ritornò dall'imperatore e lo rimproverò per quanto stava facendo contro i cristiani. Stavolta la pena per il santo sarebbe stata la flagellazione. Morì il 20 gennaio del 288. Il suo corpo venne gettato nella cloaca massima affinché i cristiani non potessero recuperarlo. La notte dopo, San Sebastiano apparve in sogno alla matrona Lucina, indicandole il luogo in cui si trovava il suo cadavere. Le ordinò di seppellirlo nelle catacombe, accanto alle tombe degli apostoli, lungo la via Appia. San Sebastiano è considerato il terzo patrono di Roma, dopo i due apostoli Pietro e Paolo. San Sebastiano è un santo che mi riporta alla mia infanzia, un po' alla mia anche adolescenza. Io sono di Termoli e dovete sapere che a Termoli il 19 gennaio, ossia la vigilia di San Sebastiano, si fa questa cosa un po' particolare. I ragazzini si radunano in comitiva e si abbigliano in una maniera particolare con delle pelli di pecora e ci si pittura il volto scurendolo, annerendo i tappi di sughero e con strumenti musicali a percussione così improvvisati si va in giro per la città bussando alle porte degli estranei e si chiede: San Sebastiano, possiamo cantare? Allora si entra nelle case delle persone che non si conoscono e si canta una canzone tradizionale che parla appunto del santo, di San Sebastiano. Ricordo con tenerezza questa esperienza che si faceva perché era molto emozionante andare in giro poi nelle case di estranei, vedere le reazioni della gente, soprattutto di chi si era trasferito da poco e quindi non si aspettava una cosa del genere. Come a volte ricordo quando ero a casa, insomma, che stavo da solo a casa, suonavano le persone che volevano cantare, io non rispondevo perché sapevo che ero da solo, mi avrebbe imbarazzato, però era una sorpresa che poi veniva ricompensata con qualche soldo o con qualcosa da mangiare, perché poi finiva tutto con una bella cena tra amici.
Perché vi racconto questo? Perché era un modo di vivere la fede, era una tradizione che comunque era carica di un significato religioso. Si parlava di questo santo, che comunque era un combattente, un ufficiale dell'esercito romano, che approfittava di questa sua posizione sotto copertura per riuscire a proteggere i cristiani, finché poi non è stato anche lui scoperto e quindi è stato punito anche lui con il martirio. Parliamo quindi della tradizione, ossia della maniera anche popolare con cui rendere viva nei nostri giorni e nella nostra cultura un qualcosa che ha il sapore del religioso, del sacro. Questo ci richiede una sfida. La tradizione di questo tipo di San Sebastiano, io mi rendo conto, sta un po' scomparendo. Allora, come possiamo fare? Questa è la sfida, di riuscire a portare avanti queste piccole esperienze, come recuperarle senza la naftalina, come dice Papa Francesco. Non dobbiamo fare della fede un museo, ma neanche far spegnere tutto. Allora ci aiuti San Sebastiano proprio quest'oggi a riuscire a fare questo, a riuscire a comunicare le nostre belle tradizioni ai più giovani, conservandone il significato più autentico e, perché no, rendendole più accattivanti per il giorno d'oggi. San Sebastiano, prega per noi.